Apprendere facile si può se rispetti la tua mente. Parliamo oggi di vocali, lo sciopero delle vocali, una storia divertente. Lo sciopero delle vocali. Lo sciopero delle vocali. Un giorno le vocali decisero di scioperare. Sentivano di lavorare troppo, essendo le lettere più usate dell'alfabeto. Naturalmente portarono l'esempio della parola aiuole. Vergogna! Gridarono. In questa parola lavoriamo solo noi, 5 vocali, con l'aiuto di una sola consonante. Da oggi in poi le consonanti dovranno lavorare da sole. Così la A, I, U e O scioperarono. Come fecero? È semplice. Non si misero più in mezzo alle parole e sparirono. Successe il finimondo. Io, quanto è vero che mi chiamo A, sciopero. Cos'è lo sciopero? Scioperare vuol dire protestare. E come si protesta? È semplice. Ce ne stiamo a casa e non ci mettiamo più in mezzo alle parole. Vedrai che pasticcio che succede. Quel mattino, uscendo di casa, i bambini invece del solito ciao mamma, ciao papà, dissero un bel c-m-m e c-p-p da far accapponare la pelle. Non essendoci più le vocali, pronunciavano infatti solo le consonanti. C-m-m, c-p-p. Ma che ho detto? Intanto per la strada la gente si salutava con degli ossequiosi c-m-st che sembravano invece delle prese in giro. Sulle insegne dei negozi si leggeva br tr tr tbcc e nessuno indovinava più quale fosse il bar, la trattoria o il tabaccaio. Non si poteva andare avanti. C-m-st. M-l-t-b-n. Si dovettero pregare le vocali di tornare al lavoro. Naturalmente esse fecero una richiesta per poter tornare a lavorare meno. L'obbligo di mettere sempre l'apostrofo con gli articoli la, lo, una davanti a tutte le parole che cominciavano per vocale. Questo le avrebbe fatte lavorare sicuramente di meno. Accettiamo, ma solo se metterete l'apostrofo davanti a parole che cominciano con la vocale e con l'articolo lo, la, una. Idea! Facciamo un bel gioco? Le parole segrete. Questi sono dei giochi che potete fare in classe o tra voi, naturalmente bambini. E gioca a trasformare le parole più conosciute e semplici. Un gioco alla lavagna. Si scriveranno in alto sulla lavagna le 5 vocali. Poi sotto si faranno i disegni di oggetti, frutta, eccetera. Si disegnerà per esempio una mela. La si farà pronunciare ai bambini. Si scriverà poi vicino il nome. Poi si individueranno nella parola le vocali, circondandole. Quindi si cancelleranno. A questo punto si pronuncerà la parola senza le vocali. Divertente, no? Si potranno disegnare e scrivere di seguito 2 o 3 o più parole. Alla fine del gioco si potranno richiedere ai bambini di ricostruire le parole con le vocali giuste. Secondo gioco. Questo gioco i bambini lo potranno fare anche tra di loro o a casa. Potranno scrivere messaggi segreti. Un bambino scriverà un messaggio segreto al vicino di banco che lo dovrà ricostruire mettendo le vocali al posto giusto. Terzo gioco, si potranno fare delle gare per sottogruppi. L'insegnante preparerà delle frasi da ricostruire. I bambini dovranno inserire le vocali, vincerà il gruppo che terminerà prima il gioco. Ok.
A presto. E puoi scaricare il materiale dal sito www.fantasiaweb.it. Bene e buon divertimento a tutti voi.